Mosca si ferma in ricordo delle vittime dello stalinismo nella celebre piazza Lubianka di fronte alla pietra di Solovetsky, portata nella capitale nel 90 dal luogo dove sorse il primo gulag. È andata in scena anche quest'anno la cerimonia della restituzione dei nomi. Per 12 ore consecutive sono stati letti ad alta voce i nomi dei compatrioti morti durante il periodo del terrore staliniano. Le autorità oggi flirtano con un passato oscuro, ne abbiamo avuto prova in diverse occasioni. Credono che esista una qualche forma di affinità oggi con l'Unione Sovietica e con Stalin. Per questo sono molto importanti eventi come questo, perché le autorità vedano che la gente non ha dimenticato. A organizzare l'evento la ONG Memorial, fondata nel 1989 dal premio Nobel dissidente Andrei Sakharov. Il XX secolo ha conosciuto una repressione diffusa, anche nel mio paese, la Germania. Per questo siamo qui a commemorare tutte le vittime, perché il ricordo impedisca domani che cose del genere possano accadere di nuovo. Secondo la documentazione ufficiale disponibile, tra il 21 e il 53 le esecuzioni capitali in Unione Sovietica sono state 799.000, mentre quasi 3 milioni di persone sarebbero morte nei gulag e nei campi di lavoro.